Stefano, sei partito a mille più praticamente, subito l'assist del gol è come se l'avessi fatto tu, lo possiamo anche dire. Poi cosa è successo a questa Roma? No, poi Mirko gli ha trovato questo gran gol e noi abbiamo cominciato a perdere le misure, poi loro attaccavano continuamente, noi facevamo fatica a ripartire. Nel secondo tempo hanno trovato questo, il secondo gol e ci siamo un po' spenti. L'aspettavi di giocare titolare? No, io l'ho saputo in riunione, poi ho cercato sempre di dare il mio massimo, però purtroppo è andata così oggi, dai. Per quanto riguarda Stefano, intanto ti abbiamo visto distratto un po' nel rivedere le immagini. Per quanto riguarda il campionato, l'anno scorso 2 partite 6 punti, quest'anno 2 partite 1 punto. Non è cominciata bene, però bisogna avere pazienza, ha detto Rodrigo. No, sì, sicuramente alla lunga penso che le grandi squadre vengono fuori. Oggi purtroppo è andata così, però sappiamo che la Roma è una grandissima squadra e ha fatto vedere quello che vale e sicuramente ci riprenderemo alla grande. Tu hai giocato da esterno e ti sei trovato bene. No, sì, io cerco ogni volta di dare il mio massimo, poi se ti alleni nei ruoli anche che non sono tui, che cerchi di far bene ogni volta che scendi in campo. Alessandro, un flash per Stefano. Sì, Stefano, ecco, a proposito di questo, qual è il ruolo che preferisci? Perché io ti ricordo ovviamente nella primavera come punta centrale, qui però hai fatto molto bene come esterno, hai capito bene i movimenti, soprattutto nel dialogo che abbiamo visto oggi con Alberto Aguilani. No, ma io penso che per giocare alla Roma non ci deve essere un ruolo che preferisci, io cerco di migliorare in tutti i ruoli offensivi, poi se il mister mi chiama in causa cerco di dare il massimo. Io volevo fare i complimenti a Okaka per la grande disamina che ha fatto della partita, molto lucido, attento, giovane, Ma lui era bravo anche, alle idee era chiare. bravo anche dai tempi di primavera davanti alla No, no, telecamera, molto molto lucido. attento, quindi ha fatto una disamina della partita perfetta secondo me. Bravo Stefano. Davvero un flash, quanto sei maturato in questi mesi a Roma? No, ma io penso che ogni giorno allenandosi con grandi campioni si migliora, poi se prendi confidenza e fiducia cerchi di far sempre bene, io cerco di migliorare ogni giorno che passa e speriamo di migliorare anche in futuro, dai. Alessandro, io ti restituisco la linea.